Una terapia assistita per migliorare il benessere psicofisico delle persone grazie agli amici a quattro zampe. È una pratica sempre più diffusa e apprezzata in molti contesti, la pet therapy. I cani sono infatti animali empatici e capaci di instaurare un legame speciale con le persone. Gli amici a quattro zampe vengono selezionati con cura e devono superare un apposito corso di formazione per garantire che siano adatti e ben preparati per interagire con le persone. Di una persona sicuramente è un affetto in più da curare, da assistere, quindi può essere sicuramente un momento di crescita. Le vite non si regalano, si adottano, si scelgono. A Natale regaliamo giocattoli, scegliamo consapevolmente quando decidiamo di accogliere un animale nella nostra vita. È una vita che durerà un bel po', quindi faremo un bel pezzo di vita insieme, quindi scelte consapevoli, e soprattutto i cani non risolvono i problemi di noi uomini, aiutano noi uomini a stare meglio sicuramente, ma ci sono alcuni problemi che, come lo risolve il medico, lo deve risolvere un animale addestrato a fare ciò. Diciamo che il cane ha un sentimento antropocentrico, lui fa tutto per il suo essere umano, quindi è l'unico amore indissolubile, leale, senza secondi fini, che credo possa esistere al mondo, ma un po' tutti gli animali. Ovviamente c'è una distinzione tra animali d'affezione e selvatici, ma il rispetto che hanno tra di loro e anche nei nostri confronti è davvero emblematico, dovrebbe essere simbolico per noi esseri umani.